Dopo un lungo tira e molla, la Roma ha deciso ok al rinnovo del contratto di Totti. Resterà in giallorosso da calciatore anche nella prossima stagione. Dopo 12 anni all'Udinese, Di Natale ha deciso di dire addio, ma l'attaccante precisa: non smetterò, posso ancora dare qualcosa. Gli investitori cinesi sembrano pronti ad un'accelerata, ma Berlusconi per ora non molla. E sullo sfondo c'è chi lancia anche l'ipotesi Pellegrini per la panchina. Buonasera a tutti, dunque lo avete sentito dai nostri titoli. Per quel che riguarda Totti, è arrivata la svolta. Lunedì, salvo clamorosi colpi di scena, arriverà la firma del contratto del capitano giallorosso, che proseguirà a giocare con la Roma anche nella prossima stagione. Ne parleremo qui in studio con Luca Pargellini. Buonasera. Buonasera. E benvenuto anche ad Ivan Cardia. Buonasera, buonasera. Dunque, partendo da Luca Pargellini, si chiude un capitolo che ha fatto tanto discutere, quello tra Totti e la Roma. Sembrava che ci fosse stato proprio un taglio netto con i giallorossi dopo le polemiche con Spalletti, Pallotta, il presidente della Roma, che sembrava non voler intervenire sulla questione. Questo silenzio aveva dato adito anche a pensare che ci potesse essere un futuro lontano da Roma per Totti, che voleva e vuole ancora giocare. Così non è stato. Evidentemente anche le ultime belle prestazioni di Totti, che è stato decisivo per i giallorossi, hanno convinto la società a far riprorungare il contratto. Ma allora, diciamo che l'idea che Francesco Totti potesse chiudere la carriera con una maglia diversa da quella della Roma stonava sinceramente un po' con quello che è stata la carriera del capitano giallorosso. Io credo che questa sia la soluzione migliore per un calciatore che ha dato tutto per la squadra della sua città, per la squadra del suo cuore, ed è riuscito anche a riconquistarsi sul campo i galloni da capitano, perché non è che gli è stato regalato niente. Il rinnovo se lo è conquistato non solo con ovviamente l'affetto della gente, che si è schierata sempre in maniera piuttosto netta dalla sua parte, ma anche con prestazioni e gol importanti per una Roma che è tornata prepotentemente in corsa per il secondo posto, un traguardo assolutamente impensabile se riguardiamo gennaio scorso, quando c'era ancora Rudy Garcia sulla panchina. Totti, nonostante tutto, è ancora al centro di gravità permanente della Roma, lo sarà ancora per un altro anno e poi vedremo, nel senso, è inutile fare discorsi più lunghi della prossima stagione sportiva, la stagione 2016-2017. Totti è il capitano della Roma, Totti è la Roma, giusto così, mi viene da dire, è un bene anche, insomma, un po' per tutto il nostro calcio che Totti abbia davvero questa volta l'ultima occasione per essere il simbolo della sua Roma. C'è da normalizzare, Ivan, a questo punto, anche se in parte è già avvenuto in quest'ultimo scorcio di stagione, il rapporto tra Totti e Spalletti, viste tutte le polemiche che ci sono state in questi mesi? Sì, nel rapporto fra Totti e Spalletti abbiamo visto che ci sono stati alti e bassi. Spalletti spesso in conferenza stampa ha messo Totti sullo stesso piano di altri giocatori, e questo ovviamente al tifoso giallorosso un po' suonava strano, stonava, come diceva Bargellini. Luca Bargellini, Luca, certo. Bargellini, certo. Siamo qualche nomidio. Sì, certo, è giusto abbreviare anche, giusto. No? Però, insomma, tornando seri un attimo, io mi chiedevo se questa sarà la cosa migliore per la Roma, perché Luca appunto ha detto che sarebbe la cosa migliore per Francesco Totti, però io credo che la Roma abbia bisogno di andare al di là di Francesco Totti. Il pupone è stato un elemento determinante per le fortune giallorosse da qualche anno a questa parte, e sicuramente è stato un giocatore mai visto nella capitale, il giocatore più forte di Roma, forse anche del calcio italiano. Ora vabbè, non andiamo troppo oltre, però comunque io penso che Spalletti dicesse certe cose per portare la Roma ad uno stadio successivo, uno stadio in cui è la squadra a contare più del numero 10 e in cui anche i capitolini potessero fare a meno del loro capitano per diventare grandi, perché poi se lo sono dal punto di vista economico, e probabilmente lo sono già, dal punto di vista sportivo manca sicuramente ancora qualcosa. Comunque, detto questo, è chiaro che anche Totti, probabilmente lo ha già capito, dovrà adeguarsi a poter giocare negli ultimi 20-25 minuti, quando può essere decisivo. Lo ha fatto vedere nelle ultime partite che ha giocato con la Roma, non potrà chiedere di più, insomma, presumibilmente poi avrà anche un anno in più nella prossima stagione. Quindi io non reputo Francesco Totti una persona al di fuori della realtà, di conseguenza quando si ha 40 anni è normale immaginare, soprattutto in un ruolo come quello dell'attaccante, dove è necessario correre, bisogna essere sinceri, non si può paragonare la tenuta atletica di un uomo di 40 anni con un ragazzo di 18, di 20 anni. Francesco Totti può essere ancora determinante, lo sarà sicuramente per la Roma, però calibrando bene quella che può essere la sua avventura, il suo impiego, magari nella fase finale di una partita, quando gli avversari sono stanchi, oppure con avversari di un livello magari inferiore a quello della Roma. Allora Totti
si può immaginare titolare. Ovviamente nelle gare di Champions League tiratissime, come abbiamo visto e come probabilmente vedremo la Roma, in cui vedremo la Roma protagonista la prossima stagione, Totti al primo minuto sì, va bene, però ecco, non è più il titolare inamovibile di qualche anno fa. Un altro grande vecchietto ha deciso di dare l'addio, non al calcio ma all'Udinese, stiamo parlando di Totò Di Natale, che merita assolutamente una menzione speciale per quello che ha fatto con la maglia dei friulani. In questa stagione ha avuto qualche difficoltà anche dal punto di vista fisico e quindi ha potuto giocare meno rispetto al solito, però insomma ha fatto delle cose che resteranno nella storia dell'Udinese. Beh, come tutte le cose belle prima o poi finiscono, come finirà prima o poi Totti, sta finendo la carriera di Di Natale, almeno nell'Udinese, perché poi non è da escludere che magari cerchi altri lead, insomma abbiamo visto che le frontiere del calcio si stanno aprendo e probabilmente si apriranno anche per lui. Sono stati 12 anni ovviamente fantastici, probabilmente nessuno si aspettava che potessero essere così, perché io non credo che l'Udinese quando l'hanno preso pensassero di aver comprato il capocannoniere della Serie A, un giocatore da 30 gol a stagione, perché Di Natale è stato per lungo tempo anche questo. E quindi insomma tutte le cose belle finiscono, dai, insomma è difficile elogiare Di Natale più di quanto non facciano i suoi numeri. Dovremmo avere in collegamento con noi Massimo Giacomini, bandiera dell'Udinese, così continuiamo ad approfondire il tema dedicato a Di Natale e lo salutiamo. Buonasera Giacomini, buonasera, benvenuto. Buonasera a voi, grazie. Stavamo parlando naturalmente di Natale, che come lei a questo punto possiamo definire una bandiera dell'Udinese. Sì, certamente, 12 anni molto importanti, era arrivato qui un po' in sordina, poi il cambiamento di ruolo che l'ha portato a giocare più vicino alla porta in zona centrale rispetto a quando era venuto dall'Empoli, che giocava esterno sulla sinistra, dove faceva vedere ovviamente dei colpi interessanti, ma per il risultato era meno determinante. Poi Pasquale Marino lo spostò in zona centrale e lì esplose facendo capocannoniere, segnando un sacco di reti, dimostrando di avere un gran fiuto per la rete, e inoltre che pur avendo una statura direi un po' bassina, pur giocando centralmente riusciva con la sua rapidità e i suoi colpi a svincolarsi dagli avversari, ma soprattutto a centrare sempre la porta con una grande coordinazione, con gol direi memorabili che ricordiamo molto spesso con grande piacere. Ovviamente l'età è inesorabile per tutti e il tempo passa e pare ovviamente da quello che si sente eccetera che lui giochi l'ultima partita contro il Carpi, sì, sempre se sta bene fisicamente, perché ultimamente era infortunato, e che poi potrebbe anche restare nell'Udinese come dirigente, ma probabilmente prima però vuol giocare magari ancora per un anno, magari all'estero potrebbe ancora dire la sua. Appunto, il discorso io credo che possa trovare benissimo all'estero, sappiamo insomma che ci sono paesi che sarebbero pronti ad accoglierlo ancora per un anno, o negli Stati Uniti d'America oppure negli Emirati, cose di questo tipo. Si sono aperte altre frontiere per giocatori insomma che sono a fine carriera, abbiamo visto che Del Piero è andato in Australia, e pertanto poi deciderà lui, anche se lui insomma si è legato abbastanza sia a Udine sia a Empoli, che ovviamente sì, la sua famiglia, la moglie eccetera sono di Empoli, certo, ma anche a Udine si è legato con delle situazioni insomma commerciali eccetera abbastanza interessanti. Quindi insomma in ogni caso quando avrà finito la carriera, anche se dovesse andare a giocare all'estero, potrebbe tornare a Udine restando in città. L'ultima domanda per Massimo Giacomini da Ivan Cardia, vai Ivan. Buonasera Giacomini, volevo farle una domanda forse un po' provocatoria. Quest'ultimo anno di Natale all'Udinese non è stato forse un pochino di troppo? Nel senso, già l'anno scorso era vicino al ritiro, si aveva fatto intendere che forse avrebbe smesso al termine della scorsa stagione. Era meglio lasciarsi così? Ma il discorso, a dire il verito, l'altro anno aveva fatto 14 gol e aveva fatto
anche non giocando tutte le partite per qualche pausa, qualche dolorino al ginocchio che ogni tanto gli esce, ovviamente, che è una vecchia botta che ha preso. E si pensava che quest'anno, visto fisicamente come sta eccetera, parlo si pensava comunemente tra quelli che vanno a vedere le partite che potesse ripetersi. Purtroppo evidentemente anche la formula di gioco della squadra non era molto congeniale per le sue caratteristiche e onestamente è stato anche un poco aiutato, diciamo, ma non per volontà propria, dai compagni per diciamo un po' la manchevolezza che a livello tecnico dei compagni. Infatti vediamo che la posizione della classifica dell'Udinese non è certo è tra le peggiori sicuramente degli ultimi anni. Cioè, non tutti parlavano la stessa lingua calcistica di Natale quest'anno. Esatto, non occorreva che tutti la parlassero, no? Che qualcuno così la parlasse. Lui ha avuto qualche disagio, poi ripeto qualche infortunio, poi insomma qualche delusione come tutti possono avere, non certamente dal pubblico o dalla stampa friulana che insomma gli è sempre riconosciuto e l'ha sempre sostenuto moltissimo, ma evidentemente tutte le cose finiscono, no? Tutto scorre, lui probabilmente farà appunto contro il Carpi l'ultima partita, lo ricorderemo sempre con grande affetto, certo, sì. Sia per il suo comportamento come uomo e questi 12 anni che ha fatto a Udine, ripeto, con un crescendo incredibile, nessuno avrebbe pensato, no, che lui potesse fare. Quando arrivò all'Udinese nessuno poteva pensare che avrebbe lasciato così il segno sull'Udinese. Esatto. Giacomini, grazie mille, siamo in conclusione, dobbiamo salutarla. Arrivederci. Grazie mille per il suo intervento, buona serata. Per chiudere su di Natale, come dice naturalmente anche Giacomini, Pantarei, tutto scorre, era inevitabile insomma che dovesse chiudersi anche questa grande pagina di Udinese tra Di Natale e il club. Ci sono state delle frizioni negli ultimi periodi sia sì, con il club che anche probabilmente con i tecnici che non lo hanno supportato e sopportato, tra virgolette. Io sono d'accordo con Ivan quando prima ha suggerito l'idea che forse per entrambi, sia per l'Udinese che per Di Natale, sarebbe stato meglio salutarsi alla fine della passata stagione, perché quest'anno è stato sfortunato sotto tutti i punti di vista sia per l'Udinese che per lo stesso Di Natale. Poi se vi ricordate addirittura anche a gennaio era uscita la voce, sì, che potesse smettere a metà stagione, che era una cosa abbastanza particolare, quindi il rapporto probabilmente era finito. Ho la curiosità, mi piacerebbe sapere quale sia lo stato dell'arte del rapporto tra Di Natale e la famiglia Pozzo, perché anche in quel caso lì magari qualcosa da chiarire. La mia impressione è che ci sia, però vabbè, è andata così. Di Natale è pronto per salutare Udine, lo saluterà nel migliore dei modi e poi vedremo come deciderà di chiudere la carriera. Il Milan, adesso voltiamo pagina, resta assolutamente forte l'ipotesi di una cessione ad un gruppo cinese, ma per tutti i particolari andiamo in redazione da Marco Conterio. Ciao Lorenzo, parliamo di quello che è lo stato dell'arte, no? Delle cose del Milan ad oggi, ovviamente della cessione societaria. Sarò breve perché la situazione è molto molto ampia. Silvio Berlusconi non si rassegna, non vorrebbe cedere la maggioranza del club, quindi vorrebbe vendere il 49%. I cinesi, gli investitori cinesi invece vorrebbero investire non su Silvio Berlusconi ma su se stessi, quindi comprando la maggioranza del club, un affare complessivo da 1 miliardo di euro. Perché? Perché l'affare sarebbe di 700-720 milioni di euro con i debiti che si accollerebbe appunto il gruppo cinese. Ancora il nome degli investitori esatto non è noto, perché è stato di fatto stretto un patto di riservatezza per non far filtrare nessuna indiscrezione a riguardo. Insomma, però da Whampoa ad Alibaba a Baidu in poi si stanno di fatto tirando tutti indietro, smentendo il loro interessamento diretto. Vedremo chi sarà, vedremo anche chi sarà l'advisor, se sarà o meno la società di financial advisor di Salvatore Galatioto, l'italo-statunitense.
Firenze. La prossima settimana però le indiscrezioni questo raccontano, al di là dei nomi che sarebbero anche fondamentali e presto speriamo di poterveli raccontare, prossima settimana potrebbe esserci la firma della trattativa in esclusiva con questo gruppo cinese, del quale a questo punto arriveranno i dettagli, e da lì potrebbe arrivare la firma, non ovviamente scontata, per il closing. Però la condizione sine qua non ad oggi di Berlusconi è non cedere la maggioranza, quella dei cinesi è acquistare la maggioranza. È uno scoglio non da poco sul quale le parti stanno lavorando e lavoreranno soprattutto dalla prossima settimana. A voi. Grazie a Marco Conterio. Ivan, quale sarà il nome del compratore? Domanda da un soprattutto miliardo l'esatta di euro. Pronuncia. L'esatta pronuncia, poi un'altra questione. Una domanda da un miliardo di euro. Spero soltanto per il Milan e per i suoi tifosi che non sia la replica della trattativa con Mr. B, che insomma ci fu una serie, certo, di closing che dovevano arrivare e non è mai arrivato. Probabilmente non arriverà mai con Mr. Probabilmente B. Non arriverà mai, a meno che non rientri in gioco anche lui in questo bailam di voce. Insomma, è poco probabile, però spero che non vi sia una replica di quella trattativa, che non è stata una bella pagina per la storia del Milan, a mio modestissimo parere. Pagina che probabilmente, scusa se sì, ti... Sì, no, vai. È che la pagina che si è interrotta nel momento in cui è emersa agli onori della cronaca il nome di Mr. B, perché di fatto quando in una situazione di caratura economica, di portata economica tale, viene fuori il nome dell'acquirente troppo presto, ecco che poi le acque si agitano e diventa tutto più complicato. Grazie a Luca Bargellini. Grazie a voi, buonasera. E buonasera, grazie anche a Ivan Cardia. Grazie a tutti voi per averci seguito. Buon proseguimento di serata.